105 presenta Bastard Inside Line. Bastard Inside Line. Linea. Linea. Bastardo dentro. Ieri la mia morosa è andata in edicola per fare un fax e quelli degli edicolanti gli hanno detto che adesso da lì e dalle tabaccherie e così dai negozi non si possono più spedire fax per la legge antiterrorismo, si può solo andare in posta. Ma che cazzo avete paura? Che vi mettono la bomba carta via fax? Controllate piuttosto tutti gli sbarchi di clandestini che ci sono tutti i giorni in Italia. Volevo andare a fanculo tutti quei bastardi che sfruttano i mutilati che stanno ai semafori per guadagnare sopra e arricchirsi. Sono di Modena, ho sentito quell'imbecille che si lamentava delle rotonde sulla via Emilia. Cretino, prima per fare quei due semafori ci mettevi un'ora, adesso in due minuti sei passato, idiota. Ma Soli, hai due gambe corte che mi sembri una pasta, vaffanculo. È proprio vero che nella vita più non fai un cazzo più vieni pagato bene. Avete visto, hanno mandato a casa Daniele, che comunque sull'isola faceva il fuoco, faceva tante cose, e hanno tenuto lì con Quinta che non fa un c***o dalla mattina alla sera e pretende ancora di mangiare. Vabbè. Sono Marco di Nonantola, provincia di Modena. Vorrei mandare un grosso vaffanculo alla mia ex capa di una ditta di Modena che facevano autobus. Benita, ma il nome fu più giusto. Ciao, volevo mandare a fanculo Pietro e Enzo, uno di Napoli e l'altro di Torino. Hanno 46 e 39 anni, io ne ho 16, mi rompono i coglioni tutti i giorni. Quei pezzi di prosciutto affumicato, non capite un c***o. Melampo era il cane di Ciuffettino, un telefilm che mandavano in onda fine anni 60, inizi anni 70. Coyote! Allora un bel vai figa quel testa di c***o che sta manovrando davanti qua al mio furgone, che non è neanche capace di vedere. Oh! Bravo, che c***o te fa! Astro! Adesso ti rompo il culo, se sei bastardo dentro, chiama lo 02 627 105. Allora, io sono gay, però sopporto quei 5 dei Fantastici 5. No, io volevo mandare a fanculo i responsabili o irresponsabili del manto stradale della statale 309 che collega Venezia a Ravenna. Ma come cazzo fate a lasciare una strada di merda così che bisogna andare a 50 all'ora se no mi si stacca il serbatoio? Volevo mandare a fare il culo a tutti gli attori della talpa, perché non esiste che ogni volta che mandano un filmato c'è sempre il sottofondo musicale, una monotonia che mette una tristezza, ma la tristezza non è per il video, non lo è guardare. Perché mi hanno fatto due co i termetti gonfi che me li sto schiacciando con carcagni. Io volevo mandare un bel vaffanculo a quella vecchietta che ieri sera sull'autobus, oltre che essersi seduta dove volevo io, mi continuava a squadrare perché avevo un po' di pancia scoperta. Senti furbone, invece di fissare gli altri guardati un po' la tua vesti in piega, c'è una tinta che è peggio di quella di Leone. Volevo mandare a fanculo quel pezzo di merda che stamattina da Castello d'Argelo a Bologna con una Golf GT almeno dell'85 si metteva a superare. Ma che cazzo fa? Ma è pieno di nebbia, vai a fare un busto a qualcuno che magari c'è qualche figlio. Io vorrei proporre di fare dei corsi prima di assumere la gente alla polizia, perché ieri alla mia precisa domanda, senta, domani a Biella c'è il Presidente della Repubblica, devo andare a caricare a San Gigliano, per caso ci sono dei posti di blocco, ci sono le strade chiuse? La risposta è stata, sono posti di blocco, non mi risulta, e se poi ci sono la fermano. A meno male, grazie che me l'hai detto, perché mi stava già venendo voglia di forzarli. Vorrei mandare un grosso affanculo a quel tipo che continua con la sua carabina a sparare sul mio balcone dove ho una gabbia di uccelli. Se anche tu passi col rosso con la bicicletta e ti ferma la polizia e tu per scherzare gli dici ho sorpassato il limite di velocità, ma quello è incazzato come una bestia, ti fa 80 euro di multa. Bene. Benvenuto, bravo. Sei un deficiente come me. Vorrei mandare a fanculo quello stronzo del mio ragazzo che sono 8 mesi che siamo insieme e sul bigliettino mi scrive per i 9 meravigliosi mesi passati insieme, ma l'altro mese con chi cazzo eri, stronzo? Vorrei mandare a fanculo
quel signore che è venuto a portarmi il bollettino obbligandomi a pagare la RAI, dicendomi che sono anni e anni che non la pago. Allora, guadagno 900 euro al mese, 350 vanno di affitto, sui 300-350 euro vanno per la spesa per il mangiare, il resto sono per le bollette della luce, del gas, del telefono. Voglio sapere una cosa, ho smesso di bere, ho smesso di fumare, cazzo, smetterò anche di mangiare. Ma cosa? Quelli che hanno lo scooter lo devono chiamare scooter, no la moto, prendo la moto. Se avete lo scooter, prendo lo scooter. Sì, tu sulla Peugeot 206 Cabrio, quanto gnocca sei? Poi con quella minigonna, mamma mia. Un bel vaffanculo all'inventore del detto i genovesi sono tir. Sto girando tutta l'Italia e tutte le volte che dico sono di Genova devo pagare come un bastardo per sfatare il mito. Sonia, basta, basta rompere le palle a Luca e basta, che poi quello viene sul lavoro e mi rompe le palle a me. Già ti ha fatto il favore che ti ha preso, c'è il culo più grosso di una multipla, smettila di rompere i coglioni. Vorrei mandare a fanculo il geometra che ha fatto le rotonde a Modena in via Emilia. Stronzo, dov'è studiato? A Legolandia? Volevo mandare a fanculo il mio capo, che penso sia l'unica persona al mondo che dice che sua madre l'ha fatto studiare e si vede. Sì, sì, si vede che è un coglione. Ieri scendo da un bar, mi si affianca un tipo della guardia di finanza e mi fa la multa di 78 euro e qualcosa che non ho neanche guardato. Perché? Per uno scontrino di un cazzo di caffè. No. Sono sulla 9 Dratese e pieno di zoccole e soldi, una marea di soldi, tutto in nero. Filippo? Sì, Filippo, tu che sei di Caldiero, in provincia di Verona, lascia stare la mia ragazza perché ti rompo il c***o. No. 25 ottobre, 18 gradi le 6 della mattina, ad agosto 14 gradi, acqua, freddo, vento, ma vaffanculo, io volevo fare i cambi di stagione. Io volevo mandarmi a fanculo da solo, perché è un periodo che penso a voce alta, quello che penso mi viene fuori dalla bocca. L'altra sera ero a cena a casa di mia zia, dove notoriamente si mangia peggio che sull'isola dei famosi, e alla prima boccata di pasta al forno ho esclamato, che merda, questa pasta fa schifo, e comunque la colpa è soltanto vostra. Volevo dire qualcosa ai signori autori del programma Ballando con le Stelle su Rai 1. Se fate ballare la gente con balli sudamericani, siete pregati di mettere musiche originali, perché non è possibile ballare salsa, samba, bachata, tango argentino e via discorrendo con musiche prese da Ramazzotti, Vanoni piuttosto che Gloria Gaynor. Cari signori autori, un po' di cervello quando fate le cose. Bravo. E anche tu passi da via Turati, guidi tram, cerchi di guardare Leone nella finestra e c'è un tuo capo che ti fa rapporto, benvenuto. Sei un guaglione come me, è beccato un giorno di sospensione. Vorrei mandare a darvi al culo la signora che da stamattina mi sta telefonando sul cellulare chiamandomi Biagio. Ora, quando io ti dico che non sono Biagio, tu non mi puoi chiedere se ne sono sicura, ma poi, secondo te, io ho la voce da Biagio? Se anche tu sei in un pub con i tuoi amici e quando arriva la cameriera a prendere le ordinazioni le chiedi, mi fai un chinotto? E lei ti dice di fartelo fare da tua sorella, pensando che ti riferisce all'atto sessuale piuttosto che alla bevanda? Benvenuto. Io ho sentito vaffanculo a quel parlamentare mentecatto che ha proposto di tassare gli SMS. Metti una bella tassa sugli stronzi e tassati in maniera autopoietica. Vorrei mandare a fare in c***o quei clienti che mi fanno fare 150 km su appuntamento e poi mi dicono, ma guarda, io ti volevo dire, so che sei già qua, però guarda, c'ho un impegno, dobbiamo rimandare. 150 km, porca p***a. Volevo mandare a fanculo quel bastardo che ha abbandonato un muratore bergamasco sulla 4 tra Bergamo e Brumello. Sei un bastardo, perché io sono inciampato sulla cazzuola e mi sono spaccato la faccia. Volevo ringraziare il mio fidanzato e dirgli che il discorso dell'altra sera è servito tantissimo. Amore, avevi ragione. Il fine settimana, quando tu sei impegnato, dovevo trovare un hobby, almeno non ti rompevo le balle con i miei problemi. Amore, adesso scopo col mio ex, grazie. Volevo dire al mio caro direttore, sei proprio un coglione, lo
sai, cioè io ti chiamo per avvisarti che avevo della gente per te, tu mi rompi il cazzo, se non ti chiamo rompi i coglioni, se ti chiamo e rompi il cazzo. Sta arrivando. Ma che cazzo me ne frega, per te è un rigor mortis, la stessa cosa, vabbè, cagare, si ciabane, va. Un'ora e un quarto che sono in colonna in autostrada, sì, per un bastardo di incidente, vorrei mandare a fare il c***o tutti quelli delle autostrade che non si decidono a mettere un cartello a segnalarti dove cazzo è sto incidente. Dopo un'ora o un quarto non so ancora dove cazzo è l'incidente. Vorrei mandare a fanculo qua bastardo la mia estra ragazza, perché mi sono fatto in quattro per stare con lei e lei si è fatta quattro intanto che era con me. No. Bastarda. Se sei bastardo, io volevo mandare a fare in culo una categoria di persone in particolare, gli agenti di commercio, però sono quelli che suonano anche la batteria, quelli che abitano vicino a Milano, quelli di 29 anni, in particolar modo quelli che dicono di tenerci tanto a una persona se la bombano e poi vanno in Spagna per bombarsi un'altra e al ritorno ti chiedono, come se non bastasse, di tradurre ciò che gli scrive l'altra tramite messaggi. No. Insomma Davide, sei proprio tu egoista e me ne freghista del cazzo, vai a fare in culo. Sei anche tu. Dopo che tua mamma ti dice tutta compiaciuta che ha fatto bollire la carne e col brodo ci ha fatto i raviolini nostrani, gli assaggi, e mentre lei ti guarda gli dici che merda, benvenuto. Io volevo mandare sinceramente a fanculo tutti quelli che non si ricordano del loro cari al cimitero, ma sotto i santi devono andare a far bella figura in cimitero con le loro belle pellicce e i loro bei mazzi. Mandate a cagare. Bravo. I cari si ricordano tutto l'anno. Sondaggio. Sì. È normale che la Telecom Italia mi appioppi servizi che io non richiedo? Certo. No. È normale che dopo 4 mesi che io ho richiesto la disattivazione della DSL, a oggi 25 ottobre risulti ancora attiva? Certo. No. È normale che io li mandi a fanculo? Sì. Cagare quel coglione di Stefano Avaldi, mi dice tutte le volte, non sporcare il camion, stai attento, il fango di qui, il fango di là, ma se quando lo prendi te torni che gli mancano gli specchietti, gli manca il cassone, vai a cagare. Se anche tu hai due nipoti, di cui uno è chiuso in cesso da mezz'ora, e quando esce gli dici, Filippo, guarda che se ti tocchi diventi cieco, e lui sorridendo ti risponde, zio, guarda che sono Marco. Benvenuto. Ciao ragazzi, volevo mandare a stare in c***o tutte quelle persone che quando ride non ridono mai, sempre serio, sempre tirato, che se ridono gli si alza il culo, fate una c***o di risata, va. Bravo. Volevo Giuseppe. Salutare il geometra Marelli Sergio. Ma vaffanculo ai miei capi che mi hanno piazzato quasi 1.000 euro di straordinari tutti in busta e me li hanno stratassati. Ma che cazzo lavoro io per la gloria? Io vorrei mandare a fanculo il comune di Palermo, perché sì, nel parco della favorita mi obbliga con tanti di autovelox ad andare a 50 e quando sono con mio figlio di 7 anni mi devo servire tutte le puttane messe mezze nude per la strada, perché andando a 50 mio figlio ha il tempo di affacciarsi e guardarsene e dire, papà, come fa quella signora nera tutta nuda? E io dico, aspetta la moglie del sindaco. Un grande vaffanculo a quello stronzo che settimana scorsa ha avuto il coraggio di abbandonare 3 gattini di 20 giorni in una stradina in campagna sperduta a Castegnato Franciacorta. Se n'è salvato solo uno, bastardo. Oh ragazzi, ma l'avete visto? Fassino, c'è posta per te. No. Anche tu parti alle 3 di notte per non far coda a Milano e poi ti fermi a far colazione, resti fermo mezz'ora a guardare una gran figa in autogrill e dopo arrivi a Bergamo e sei fermo in coda, benvenuto, sei un cretino come me. Forma di turisti, un americano, un francese e un italiano, mentre camminano va il francese, mette fuori la mano e fa, raga qua siamo in Francia, perché ho toccato la Torre Eiffel, va l'americano mentre camminano mette fuori il braccio, raga qua siamo a New York, perché? Ho toccato la Statua della Libertà. Ma l'italiano mette fuori il braccio e fa, raga qua siamo a Napoli, perché? Hanno fregato l'orologio. Se sei bastardo dentro, chiamalo 02
da mandare a fare in gruppo comune di Torino, perché in piazza Marmolada, una piazza molto trafficata, sono due settimane che un semaforo non funziona. Ma cosa dobbiamo aspettare, che arrivano gli UFO sulla Terra con tecnologie superiori per farlo riparare? Oppure riuscite? Grazie. Sto guardando lo studio aperto e c'è lo servizio su Evanger, che adesso si dà al cinema. Farà la parte di una madre che abbandona il figlio. In un'intervista ha detto: sì, perché la mia vera natura è quella di madre. Vaffanculo. Io dico un vaffanculo all'Enel di Torino. Hanno avuto il coraggio di mandarmi una bolletta da 869,98 euro. Brutti f***i p***i. Lavoro mattina e sera, a casa non ci sono mai. Hai la casa infestata di vagine pelose. Solo loro ti possono salvare. Chiama i Vagin Buster. Ti acchiappa vagine. Intervento gratuito. Ciao bastardi, voglio mandare a fanculo le Ferrovie dello Stato. Per fare la tratta Empoli, Genova, Brignole, mi hanno ciucciato 40 euro e in più l'Eurostar ha portato 45 minuti di ritardo. F***o 0105, dato che da quando mi ascolta anche mio figlio, tutte le volte mi chiede qualcosa: Andrea, metti a posto la camera, Andrea, fai i compiti. Mi risponde: addava dai se lo faccio, Andrea, addava dai se ti do la paghetta sabato. Ciao, volevo mandare a fare in culo il mio datore di lavoro, perché quando gli ho detto: senti, ma non è che mi dai l'aumento che adesso mi nasce un bambino, lui mi ha risposto: uè, ma tu ciure, io pago. Ciao. Se sei bastardo, chiamalo 02 627